Ciao a tutti e bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Nel video tutorial di oggi vi voglio far rivedere un progetto che vi avevo in realtà già mostrato l'anno scorso, proprio di questo periodo, quando appunto vi facevo vedere come fosse facile con il punto granny creare dei golfini costruendo in un colpo solo quarto anteriore, quarto posteriore, maniche. Il progettino dell'anno scorso l'avevo ideato proprio per i bambini da 0 a 1 mese, quindi era molto piccolo, e vi avevo dato delle indicazioni su come modificare il progetto per renderlo poi adatto ad un indosso da adulti. Però ho capito che insomma qualche difficoltà c'è stata, perché su quel video ho trovato milioni di domande. Quindi, siccome adesso me la stavo facendo per me, perché volevo farmi una scianellina da mettere con il jeans, quindi un modellino corto proprio per questo mezzo periodo di mezza stagione, insomma, quando si può sostituire il capo in pelle con delle cosine di lana carine come questa, e poi lo utilizzerò come maglioncino. Allora mi è venuto in mente il video dell'anno scorso e ho pensato di riproporvelo nuovamente, cercando poi con l'ausilio dei centimetri, che sono forse la cosa migliore che c'è, di darvi delle indicazioni per quanto riguarda le taglie e gli adattamenti a queste. Per cui, se quello che avete già intuito può interessarvi, avete già visto anche la foto di copertina, vi dico immediatamente quali sono i filati che ho scelto, e quelli che voi vorrete scegliere saranno adattissimi quando avrete capito come poi andare avanti. Per questo lavoro io ho scelto di lavorare con questo, mi pare che il gomitolo esatto sia da 100 grammi e quindi la lunghezza sia di 440 metri, una lunghezza interessante perché ha una resa molto alta. Voi sapete che proprio il metraggio, quello che va visto insieme al peso naturalmente, per capire la resa, e il gomitolo stesso, vedete, tra le mani è importante, quindi sono 100 grammi con una resa elevatissima. Questo quarto, questa metà praticamente di golfino che ho fatto, ho utilizzato questo, l'equivalente quasi di un gomitolo, ma me ne è avanzato ancora, quindi sicuramente con 2 gomitoli riuscite a fare ampiamente il golfino, anche di una taglia in più rispetto a quello che sto facendo, che è tra una S e una M, quella che faccio io. E in abbinamento, perché volevo dare un tocco un po' alla mia maniera, sono andata a prendere questo che mi fa impazzire, perché è di un morbido unico, credo che sia bellissimo proprio tenerlo tra le mani, va a dare a tutto il capo una morbidezza che va provata al tatto, non ve la posso raccontare, questa è un'esperienza tattile che dovete assolutamente fare, ed è la Aretha Slim. Adesso non ricordo esattamente il colore perché l'ho preso un po' di tempo fa, però poi nel box informazioni o alla fine del video vi darò l'indicazione del nome, che abbinati mi sono sembrati stupendi, perché si vede l'azzurro sicuramente del filo Chuck, però ecco questo azzurro e questo verde acido che viene fuori va a dargli un po' più di carattere. Io ho scelto di lavorare in un modo particolare, poi durante la lavorazione vi darò tutte le indicazioni per apportare le modifiche del caso. Senza perdere altro tempo, prendiamo un uncinetto numero 5 ed avviamo il nostro lavoro. Prendo il filo e comincio ad avviare una catenella. Eseguo una, 2, 3 e 4 catenelle, rientro nella prima e chiudo con un punto bassissimo. Non faccio l'anello magico ma la catenella, perché dovrò lavorare in questo spazio tantissime maglie, quindi ho bisogno di una maggiore resistenza. Tenendo presente il foro che è al centro di quest'anello, vado a caricare 3 catenelle, 1, 2, 3, che vanno a corrispondere alla prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, vado a rientrare nel foro e lavoro altre 2 maglie alte, questa e la successiva. Faccio 2 catenelle, 1 e 2, e lavoro nello stesso spazio altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Abbiamo creato Il primo set, costituito da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Di questi ne dobbiamo fare ben 6, separati da una catenella, quindi io aggiungo solo una catenella di separazione e rifaccio questo set completo, quindi che significa rientro, lavoro 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ok, quindi abbiamo fatto 2 set, vedete? Questo è il primo, questo è il secondo, separati da una catenella. Sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Facciamo una catenella di separazione e rifacciamo questo set. L'abbiamo fatta 1, 2 per ben 6 volte, tutte all'interno dello stesso anello. Quando avremo fatto 6 set completi potremo cominciare. Praticamente il vostro golfino si costruisce totalmente all'interno di questo anello magico, perché costruiamo in questo modo 6 set e quindi 6 aumenti che daranno la forma particolare al nostro golfino. Quando abbiamo fatto l'ultimo gruppo, facciamo comunque la catenella di separazione, ci ricongiungiamo praticamente con la prima maglia eseguita, chiudendo con un punto bassissimo. Se adesso tirate le somme vedete che questo si arriccia totalmente, perché in 4 catenelle abbiamo lavorato una marea di maglie. Vi dovete sincerare di avere fatto bene, quindi dobbiamo andare a contare se di fatto ci sono tutti i gruppi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi dovete contare praticamente in questo modo, cioè contate 3 maglie più altre 3 e avete un set, 3 maglie più altre 3 avete il secondo, 3 maglie più altre 3 e avete il terzo e via dicendo, in modo da essere sicuri di aver creato realmente 6 set all'interno di questo anello. A questo punto ricominciamo. Noi ovviamente ci siamo fermati sulla prima maglia, dobbiamo lavorare nello spazio delle 2 catenelle. Per fare questo, come sempre, camminiamo con delle maglie bassissime fino a quando non entriamo nel primo spazio, che è quello delle 2 catenelle. Facciamo una maglia bassa e 2 catenelle e ricominciamo il nostro lavoro. Andiamo ad eseguire quindi maglie, 2 catenelle e 3 maglie, oppure se ci va possiamo lasciare così come ci troviamo, fare direttamente le 3 maglie, che forse è anche meglio. Facciamo le 3 maglie, facciamo la catenella di separazione e andiamo nel blocco successivo, così poi chiudiamo qui con le altre 3. Allora, nello spazio di una catenella, che era lo spazio di separazione, andiamo a lavorare semplicemente 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Aggiungiamo la catenella di separazione e di nuovo andiamo a lavorare. Qui abbiamo lo spazio delle 2 catenelle e qui andremo a lavorare l'aumento. L'aumento è formato da 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte, cioè i 6 set che abbiamo fatto sotto in realtà erano tutti aumenti, all'interno dei quali lavoreremo degli aumenti, d'accordo? Catenella di separazione, si va nello spazio della catenella singola e qui, quella che separava i set, lavoriamo solo 3 maglie alte, quindi lavoriamo comunque con un punto granny, e voi sapete che è un pieno vuoto che si alterna, sulle catenelle si lavorano le maglie alte e sulle maglie alte le catenelle. Fatte le 3 maglie, aggiungo sempre la catenella di separazione, vado nell'aumento, vedete c'è più spazio che quello delle 2 catenelle, e rifaccio l'aumento, quindi di nuovo saranno 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete? Quindi sull'aumento si lavora l'aumento, negli spazi si lavorano dei gruppi di 3 maglie alte e procediamo in questo modo, sempre aggiungendo la catenella di separazione. Adesso vedete, incontriamo la catenella singola e qui entriamo con 3 maglie alte, dopodiché lavoreremo l'aumento e così fino ad occupare tutte le maglie del giro sottostante. Quando abbiamo finito il giro, quindi abbiamo alternato i 7 alle 3 maglie alte, se vi ricordate siamo ripartiti dentro l'aumento soltanto con 3 maglie alte, quindi concludiamo rientrando nello stesso spazio e lavorando le altre 3, in modo che l'aumento lo costruiamo metà all'inizio del giro, metà alla fine. Facciamo quindi 3 maglie alte e adesso che cosa facciamo? Dovremo fare le 2 catenelle di separazione e riagganciarci qui, però se noi facciamo, e lo facciamo, vi faccio vedere, le 2 catenelle e ci andiamo a chiudere, abbiamo sempre il problema che non ci troviamo poi nei punti per ricominciare. Quindi io faccio, invece che 2 catenelle, l'equivalente di una maglia alta. Questo significa che prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella che mi serve e eseguo una maglia alta, che è l'equivalente di 2 catenelle, però al tempo stesso mi fa trovare al centro dello spazio, in modo che io poi posso ricominciare senza dover camminare con delle maglie bassissime. E questo, se lo facciamo all'inizio e lo facciamo in tutti i giri, vi fa trovare sempre perfetti nell'ordine, diciamo, di quello che dobbiamo fare, del nostro lavoro. Vedete? Quindi ricominciamo sempre con 3 maglie alte e quindi concluderemo con 3 maglie alte e la maglia di separazione messa qui, in modo che questo, quindi l'aumento, lo lavoriamo praticamente in due parti. Adesso però cosa facciamo? Io lo disfo un attimo il lavoro, perché da questo secondo giro io comincio anche ad inserire il secondo filo, perché nella parte iniziale non volevo troppo volume, e poi è una parte che può dare confusione, quindi mettere un filo particolare come questo all'inizio poteva non farvi vedere bene il lavoro che dovevamo fare. E quindi comincio da adesso inserendo anche il nuovo filo e quindi faccio le mie maglie alte, il mio lavoro. L'aggiunta del filo ispessisce sicuramente il lavoro, però l'uncinetto 5 ci fa lavorare bene sia quando lavoriamo il filo da solo sia quando lo lavoriamo appaiato. Faccio la catenella di separazione e adesso cosa faccio? Vedete, negli spazi di una catenella lavoriamo i gruppi di 3 maglie alte. Qui ovviamente in ogni giro aumentiamo di un gruppo, ok? Quindi il lavoro aumenta, perché gli aumenti restano sempre i 6 che sono progettati all'inizio. Faccio 3 maglie alte, aggiungo la catenella, filo sull'uncinetto, ho un altro spazio da 3, quindi se sotto ne avevamo 2, in questo giro ce ne sono, cioè sotto ne avevamo 1, adesso ne abbiamo 2, nel prossimo ne avremo 3, quindi in ogni spazio, diciamo così, tra gli aumenti aumenta il numero di maglie alte. Qui c'era un gruppo, adesso 2, poi ne avremo 3 e così via dicendo. Catenella di separazione, ecco l'aumento, e qui lavoriamo di nuovo 3 maglie, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, adesso praticamente lavoriamo 3 maglie qui, 3 maglie qui, e qui lavoriamo l'aumento, poi di nuovo lavoreremo 3 maglie qui, 3 maglie qui, l'aumento, e andremo avanti sempre nello stesso modo. Procedendo nel modo che vi ho appena spiegato, vedete, noi praticamente abbiamo fatto la parte relativa all'ascella, quindi proprio la parte sotto sotto. Dobbiamo fare diversi giri. Allora, a livello di giri io ne ho fatti praticamente dall'anello magico, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono 11, 12 giri complessivi, 12 giri che in termini di centimetro, che è forse la cosa più utile, corrispondono a 20 centimetri, e quindi sono 20 anche dall'altra parte, sono 40 i centimetri dell'altezza. Vedete, sono esattamente il doppio, mentre sono 30 i centimetri della diagonale, che vi faccio vedere, vedete? Sono 30 i centimetri della diagonale. In questo modo io ho la certezza che la parte dell'ascella, perché adesso che cosa succederà? Succederà che io vado a fare qui una cucitura, vado a costruire la manica. Quindi una volta che questo mi va sulle spalle devo essere sicura che tra la spalla e l'ascella ci sia uno sufficiente spazio per l'indosso, quindi io via via lo provo e verifico che mi entri. Chiaramente la manica è molto abbondante perché vi viene una manica kimono molto di moda quest'anno. Naturalmente poi la manica la possiamo andare a stringere leggermente, mentre il resto lo andiamo ad allargare via via che ci serve, ma poi vedremo come. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è costruire due metà perfettamente uguali, avendo la certezza che il diametro che lasciamo sia sufficiente per la nostra vestibilità. Allora, una volta che abbiamo completato queste due metà e abbiamo raggiunto questa forma, come vi dicevo abbiamo 40 cm sulla lunghezza, abbiamo 30 sulla diagonale qui dello scalfo maniche e 20 su questa metà. Ovviamente tutti i lati misurano 40 e questa era di 30, appoggiato sul piano naturalmente, vedete? Misurando da qui a qui sono 30 cm, da qui a qui sono 40 sulla linea lunga. Allora, questa scianellina potrebbe essere portata avanti ad oltranza, nel senso che tanti più giri fate, tanto più la taglia aumenta, però si arriverà ad un punto in cui l'ampiezza della manica sarà troppo abbondante, così come lo scalfo, che già così è ampio, perché vedete arriva all'altezza del seno, quindi anche mettendo sotto qualcosa di voluminoso, con questa ampiezza veramente ci possiamo permettere di indossare molte cose voluminose senza problemi, non solo una camicetta, anche qualcosa di più consistente. Però naturalmente ci dobbiamo a un certo punto fermare, perché altrimenti si deforma troppo la manica. Quindi già così la manica che vedete è una sorta di manica kimono, che tra l'altro è un'ampia tendenza di quest'autunno-inverno, quindi le maniche quest'anno si usano proprio così, molto ampie, però noi poi alla fine possiamo comunque andarlo a stringere, ma dobbiamo fare una cosa alla volta. Adesso ci dobbiamo concentrare sui quarti anteriori e posteriori, perché adesso che vi giro il manichino vi renderete conto che mancano delle misure. Infatti, se io vi giro il manichino, notate che nonostante l'ampiezza maniche e il giro dello scalfo corretto, ci manca proprio del volume dietro, naturalmente. E allora quello che noi dobbiamo fare per adeguare questa misura alla nostra fisicità, dobbiamo andare a lavorare non sulla totalità del lavoro, cioè su tutti i lati, come abbiamo fatto fino ad adesso, ma soltanto sui lati che ci servono. In questo caso per esempio dobbiamo andare a lavorare su questo e sull'altro. Quindi la cosa migliore da fare a questo punto è prendere dei contapunti. Io ne ho posizionato uno qui e uno sotto, vedete? Quindi ho segnato solo questo lato e ho segnato l'altro, quindi un marker qui, un marker qui. Adesso, rimettendolo sul piano naturalmente, se non mi segno il punto da lavorare mi troverò in difficoltà, non saprò qual è il lato che mi serve. Quindi segnarlo significa che io adesso riparto da questo marker, vado all'altro e faccio delle righe di andata e ritorno. Questo è uno dei motivi per cui lavoriamo col punto granny, perché possiamo ricominciare il lavoro mantenendolo identico, non dobbiamo rifare calcoli, non dobbiamo fare niente di particolare. Quindi se andate a scegliere un punto diverso poi c'è da farci più attenzione. Questa misura che a me manca è di circa 15 cm, quindi adesso quello che devo andare a fare è aumentare di 7 cm questo lato e 7 cm l'altro, 7 cm, 7 cm e mezzo, calcolando anche un po' di elasticità del filo. E devo andare a lavorare solo su questo lato e poi su quell'altro. Calcolate che la cucitura è sempre al centro, quindi lo stesso numero di giri che fate sul lato andrà ripetuto naturalmente sull'altro. A questo punto, rimettendo sul piano il nostro lavoro, vedete che io ho un marker qui e un marker sullo stesso lato, quindi dovrò lavorare soltanto delle righe di andata e ritorno da marker a marker, ignorando tutto quanto il resto. Quindi non faccio altro che riappaiare i miei fili e ricominciare il lavoro qui al centro, vedete, dove abbiamo l'aumento. Qui abbiamo 3 maglie, vedete, alte, le catenelle e le maglie alte, quindi io entro nello spazio delle catenelle, lavoro 1, 2, 3 catenelle e lavoro che corrispondono alla prima maglia alta e lavoro altre 3 maglie alte. Naturalmente lavorando delle righe di andata e ritorno non ho alcuna necessità di rifare l'aumento, quindi lavoro soltanto 3 maglie alte, faccio la catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, vado nello spazio successivo e ricomincio a lavorare 3 maglie alte. La quantità di giri da fare naturalmente dipende da quanti centimetri avete. Io non elimino naturalmente il marker, anche se si vede poi naturalmente il punto in cui ripartiamo, perché devo nel mio caso lavorare un totale di abbiamo detto di 15 centimetri, quindi dovrò andare a lavorare 7 centimetri e mezzo da un lato, 7 centimetri e mezzo dall'altro, vedete? Quindi sono 3 maglie alte, la catenella, 3 maglie alte nello spazio successivo, quindi torniamo a fare il nostro granny. Allora, io fino ad adesso, non so se ve l'ho già detto, ma ve lo dico adesso nel caso, male che vada l'ho ripetuto, ho lavorato con il filo fantasia un giro sì, un giro no, quindi ho lavorato un giro soltanto con il filo azzurro e nell'altro ho alternato perché non volevo troppo volume, ma voi potete naturalmente fare come preferite. Lavorando sempre 3 maglie alte la nostra catenella, vedete, arrivate finalmente all'altro marker che è un aumento, ma come vi ho detto l'aumento non va lavorato, quindi vi limitate a lavorare qui dentro soltanto 3 maglie alte in modo che il taglio sia poi perfettamente dritto. Una volta fatte queste 3 maglie, vedete, andiamo non a proseguire come avremmo fatto, ma a tornare indietro. Per tornare indietro noi praticamente dobbiamo lavorare in questo modo, dobbiamo fare 4 catenelle, quindi 1, 2 e 3 che formano, diciamo, una maglia alta e una che forma la catenella di separazione. Quindi giro il mio lavoro, vedete, prendo il filo sull'uncinetto e vado a rientrare nello spazio, forse così si capisce di più, vedete? Quindi fatte le 3 maglie alte faccio 4 catenelle, 3 formano una maglia alta, la quarta forma la catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto e rientro nel primo spazio e ricomincio a lavorare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, e andiamo avanti sempre nello stesso modo. Nello spazio lavoriamo le 3 maglie alte, sulle maglie alte lavoriamo la catenella. Allora, vedete, questi sono i nostri marker che io ho lasciato e questi sono i giri che ho aggiunto, le righe semplicemente che ho aggiunto. Qui c'è l'altro marker, vedete, qui c'è l'altro e qui c'è l'altro ancora. Quindi se io adesso vi giro il quarto che ho realizzato, quello che vi si vedrà immediatamente è che la parte anteriore, vedete, risulta più stretta di quella posteriore, vedete? Questi giri in più, guardate dove arrivava prima il lavoro che avete fatto, arrivava sul marker, vedete? Questo è il marker, questa era la lunghezza e questi sono i centimetri che abbiamo aggiunto. Per fare 7 centimetri a me sono bastati 4 giri, 4 giri che ho fatto su questo lato, 4 giri che ho fatto su quell'altro. In questo modo, come potete vedere, il quarto posteriore è più largo del quarto anteriore. A questo punto la prima cosa da fare è rigirarlo, quindi mettere la parte posteriore di una metà e la parte posteriore dell'altra metà accanto. Vedete, in questo modo si può già vedere meglio l'ampiezza che abbiamo raggiunto e a questo punto dobbiamo eseguire una cucitura. Allora, questo è il filo del lavoro che avevamo già sull'ultimo giro che abbiamo fatto. Vado a ricollegarmi con la sua metà dall'altra parte e vado a fare la mia cucitura, appunto basso o bassissima a seconda di come preferite. Calcolando che avete lo stesso numero di punti da un lato e dall'altro, non sarà assolutamente difficile fare questa cucitura perché avete i punti perfettamente in corrispondenza. Quindi prendete un punto sul lato, un punto sul successivo e chiudete. Io faccio il punto bassissimo, quindi un punto qui, un punto di fronte e si chiude, un punto qui, uno di fronte e si chiude. Come vi dicevo, il lavoro è perfettamente identico, avete lo stesso numero di maglie, quindi diciamo come cucitura è semplice. Per chi si trovasse meglio naturalmente con l'ago, prendete un ago a cruna grossa, un ago per la lana senza punta, possibilmente, così non avete nessun tipo di difficoltà, ed eseguite punto per punto questa cucitura. Guardate come con una cucitura già la nostra giacca prende la forma di una giacca vera e propria, quindi di una chanellina. Ricordate che siamo partiti da qui praticamente, quindi siamo partiti dall'anello magico qui, quindi con le 4 catenelle abbiamo raggruppato qui quei sei gruppi di maglie, quindi abbiamo lavorato contemporaneamente il quarto anteriore, il quarto posteriore, il giro manica. Aggiungendo i 4 giri qui abbiamo compensato quello spazio che mancava sulla schiena e adesso, come vedete, il quarto anteriore risulta più stretto di quello posteriore. La seconda cosa da fare, dopo aver eseguito la cucitura centrale che ha unito definitivamente queste due metà, è quella di realizzare le cuciture sulle spalle. Vedete? Qui dove noi avevamo il marker io ho riagganciato anche l'altra metà, perché è esattamente qui che ci trovavamo. Questi sono i giri in più che non dobbiamo considerare, e questa è la misura delle maniche, come potete vedere. Adesso questa è la seconda cucitura che dovrete andare a fare, quindi da qui a qui andiamo a fare la prima cucitura e poi da qui all'altra parte, in modo da cucire tutta la parte relativa alle spalle e alle maniche. Subito dopo ci occuperemo del quarto anteriore. Una volta cucita la parte posteriore e una volta cucite le maniche, il giacchino ha già la sua vestibilità e quindi già vi dà la resa che deve. A questo punto sono 3 ancora i passaggi che si possono fare, perché questo pezzo, quello che vorrei capiste in questo video è che può essere molto versatile, nel senso che può essere una partenza, quindi un modello basic da quale poi ricavare tanti modelli diversi. Se io già lo lasciassi così avrei fatto proprio un modello Chanel con la manica 3/4, una lunghezza che è al punto vita, perché sono tornati i pantaloni a vita alta, quindi anche i giacchini si sono un po' accorciati, e quindi molto semplice. Se volessi però ricavarne una giacca lunga potrei, perché quello che dovrei fare sarebbe quello di lavorare soltanto sulla parte inferiore, quindi ripartire da qui e fare dei giri di andata e ritorno soltanto sulla parte inferiore, tralasciando tutto il resto. Se invece volessi allungare le maniche, riparto qui con l'uncinetto e rifaccio dei giri. Quindi noi possiamo lavorare sia sulla lunghezza delle maniche, quindi la riprendete, puntate l'uncinetto in uno spazio, lavorate 3 catenelle, fate le maglie alte e lavorate solo negli spazi le maglie alte, quindi è semplice. La stessa cosa la possiamo fare sotto, quindi questo è il bordo, facciamo delle righe fino ad arrivare a questo altro lato, facciamo delle righe di andata e ritorno tante volte fino a quando la lunghezza non è quella che ci serve. Quello che io adesso comunque vado a fare sarà un giro di punto basso, anche 2 se volete, perché dobbiamo andare a rifinire la parte del collo. Qui abbiamo la cucitura delle spalle, dietro c'è la cucitura che ha unito le due metà, quindi sono delle parti un attimino da rifinire. Quindi adesso ripunterò l'uncinetto qui e con delle maglie basse andrò a fare un paio di giri su tutto questo contorno. A questo punto vado a riappaiare i miei fili, vado a ripartire da questo lato, vado a fermare direttamente con il punto basso, quindi entro nello spazio, eseguo una catenella e un punto basso. E adesso vado a fare un punto basso per ogni maglia disponibile, lavorando in accoppiata entrambi i fili, perché nella parte qui del davanti è molto bello avere proprio l'effetto pelliccia. Dovete lavorare quindi 3 maglie basse sulle maglie alte e una maglia bassa sulla catenella di separazione, quindi diciamo i punti già ci sono, vanno semplicemente presi. Io parto da questo lato, salgo, vedete, faccio il giro intorno al collo, così vado a compensare lì dove si sono create le cuciture, torno indietro e lo faccio per 2 o 3 giri fino a quando la rifinitura non mi sembra giusta. Una volta rimessa sul manichino vedete che la giacchina si legge in modo molto più giusto. Questi 3 giri di punto basso intorno vi aiutano a rifinire e irrigidire in modo che sia ben delineato. Se volete aggiungere una chiusura qui, io non metterò nulla perché me la lascio aperta questa chanellina, eventualmente potete andare a mettere anche degli alamari gioiello che sono molto belli. In alternativa anche un bottoncino solo qui al centro che va a dare un elemento anche di decorazione. La manica è a 3/4, la lunghezza è al punto vita. Come vi dicevo, con lo stesso principio con il quale abbiamo allargato la parte posteriore, che adesso vi faccio vedere, naturalmente qui è un po' ripiegata ma perché il manichino ha un punto vita molto più stretto del mio, andiamo, vedete, a chiudere per bene e quindi ad avere una lunghezza che non è appunto molto più lunga del punto vita. Se preferite, come vi dicevo, allungarla della misura che preferite, perché potete portarla al fianco così come al ginocchio senza problemi, lavorate soltanto su questa porzione, questa inferiore. Ripuntate l'uncinetto in un punto tipo questo e fate delle righe di andata e ritorno da qui a qui, andate e ritorno fino a quando la lunghezza non è della misura che preferite, sempre a punto granny, quindi nei fori lavorate 3 maglie alte e sulle maglie alte la catenella. Anche per quanto riguarda la manica, se vi va bene così, la rifinitura a punto basso naturalmente deve riguardare anche il bordo delle maniche e il bordo del giacchino. Se però dovete prima allungare, allora a questo punto farete il giro di rifinitura alla fine, d'accordo? L'importante è capire se la manica vi piace 3/4 oppure no. Se la volete allungare ma anche stringere, come vi dicevo, vi basterà fare prima un giro senza le catenelle, poi un giro con una maglia bassa in meno, una maglia alta in meno, fino a quando non stringete. Gli ultimi 3 giri, come per qua, li andrete a fare a maglia bassa. La lunghezza la valutate in base alla vostra altezza, non c'è uno standard, d'accordo? Io la lascio a 3/4 perché da Chanellina la concepite in questo modo, la lascio, probabilmente mi allungo leggermente il sotto, è ancora da vedere. Quindi, come vi dicevo, il progetto non è difficile perché noi, partendo dalle catenelle con i 6 gruppi di maglie alte, lavoriamo praticamente tutto insieme, quarto anteriore, quarto posteriore, manico e scalfo, quindi non c'è da fare nulla. L'accortezza che dovete avere nel provarla è di capire di quanti giri va fatta la parte posteriore. Vedete, ho fatto 4 giri per parte, ho allargato di circa 15 cm e capire il limite della lunghezza. Però diciamo che una volta cucita sulla schiena e misurata, la lunghezza, essendo una riga di andata e ritorno che va fatta solo sotto, non è assolutamente difficile. Quindi con questo principio possiamo fare dei giacchini molto corti, possiamo fare dei cardigan di mezza lunghezza, dei cappottini, anche la manica 3/4 lunga la possiamo aggiustare come vogliamo, perché la bellezza del punto granny è che possiamo ripuntare l'uncinetto e ripartire con la lavorazione senza che si veda nulla. Più mettiamo dei fili fantasia come questo, meno si vede questa fantasia aperta, diciamo così, più elegantina, diciamo, la Chanel. Vi assicuro comunque che al tatto, grazie a questa Aretha Slim, è di una morbidezza che è da provare, è una sensazione tattile che non può essere raccontata a parole, è una nuvola, fidatevi, veramente molto molto bello. Io metterò su una camicia bianca, un jeans, quindi ho scelto questa nuance, ma anche toni tortora, grigi, saranno veramente strepitosi. Se ci sono domande, dubbi, perplessità, incertezze, qualsiasi cosa, scrivetemi, anche perché tra un pochino ricominciamo le nostre rubriche, la scuola di uncinetto, la rubrica mensile, dove andrò a rispondere a tutte le domande inerenti ai video del mese precedente e a dipanare la matassa dei vostri dubbi laddove ci dovesse essere. Nel frattempo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ci sono tante sorprese, tante novità, tanti tutorial lo servo per voi, quindi vi aspetto al prossimo. Intanto vi ringrazio per avermi seguito, a presto!